agli esponenti Fratelli d'Italia che sono dietro questo tavolo con me, quindi i nostri presidenti dei gruppi di Camera e Senato, Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani, e Augusta Montaruli, che è responsabile degli eventi e delle iniziative. Noi abbiamo voluto convocare questa conferenza stampa per raccontare i risultati di un lavoro del quale andiamo particolarmente fieri. Siamo stati per oltre 10 giorni in Piazza Capranica, in un presidio permanente allestito e animato da Fratelli d'Italia, per dare una possibilità di avere un punto di riferimento nel quale dialogare ai tanti troppi italiani che stanno pagando chiaramente l'emergenza coronavirus, in molti casi le scelte che vengono portate avanti dal governo, perché crediamo che sia responsabilità dei partiti politici, di chi rappresenta i cittadini, ascoltare quel disagio e quel dissenso. E io sono molto contenta perché per 10 giorni in questo presidio si sono susseguite moltissimi incontri, dibattiti, approfondimenti, tantissimi esponenti della quasi totalità delle categorie italiane sono intervenuti, hanno portato le loro proposte, non ci sono mai stati problemi, non ci sono stati assembramenti, non ci sono state violenze, a dimostrazione del fatto che non si può derubricare il tema del disagio esclusivamente dietro qualche imbecille che pensa di utilizzare anche un'emergenza come quella nella quale ci troviamo oggi per devastare le città o per fare per generare caos. Penso che il lavoro di Fratelli d'Italia, la responsabilità di Fratelli d'Italia, ma ragionevolmente di tutti i partiti politici, fosse invece quello proprio di trasformare quella rabbia in proposta, quel dissenso in una alternativa da portare, dove le proposte possono trasformarsi in risposte reali. Noi sappiamo che l'Italia è oggettivamente in una condizione di estrema difficoltà, lo è oggi sul piano del contagio, sul piano della pandemia, sul piano sanitario, lo è a maggior ragione sul piano economico, soprattutto nell'ipotesi che ogni tanto si paventa, ma finora smentita, fortunatamente, di un altro lockdown. Le responsabilità della condizione in cui ci troviamo per quello che si poteva fare sono, dal mio punto di vista, abbastanza evidenti, però non voglio fare polemica e non la farò. Voglio molto più semplicemente dimostrare ancora una volta la serietà con la quale Fratelli d'Italia in tutti questi mesi, pur essendo un partito d'opposizione, ha tentato di lavorare per dare una mano all'Italia. Perché noi, come abbiamo detto tante volte, siamo dei patrioti e quando l'Italia chiama ci siamo sempre. Così abbiamo lavorato in questi mesi. Purtroppo non siamo mai stati ascoltati, al di là degli appelli di facciata che si fanno alla collaborazione. I fatti sono purtroppo sotto gli occhi di tutti, sono verificabili, sono state oltre 2.000 le proposte fin qui presentate solo da Fratelli d'Italia dall'inizio dell'emergenza coronavirus, sono state tutte bocciate. I provvedimenti sanitari, come voi sapete, provvedimenti relativi, diciamo, al blocco del contagio, sono stati sempre presi per decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quindi senza un pronunciamento del Parlamento. Sui decreti economici, 10 decreti economici finora, noi abbiamo sempre avuto un voto di fiducia, e come voi sapete, perché siete esperti della materia, quando si mette la fiducia sul provvedimento decadono tutte le proposte che vengono presentate a quel provvedimento. Quindi noi non abbiamo potuto fin qui determinare assolutamente nulla, nonostante poi appunto si dica che c'è una disponibilità alla collaborazione. Ciò nonostante, noi rinunciamo a fare il nostro lavoro, che è quello appunto di elaborare, ascoltare, produrre e cercare di fare risposte, proposte serie per dare una mano, non con la presunzione di stare chiusi nel palazzo, ma con la capacità di stare in mezzo alla gente. Ci saranno ora una serie di scadenze molto importanti, immagino soprattutto il tema ovviamente economico. C'è il decreto ristori,
c'è la legge di bilancio, ci sarà probabilmente un nuovo scostamento di bilancio. Quindi quando si dice per favore dialoghiamo, ci si deve anche spiegare come questo avvenga concretamente. Perché punto primo, noi abbiamo votato due dei tre scostamenti di bilancio che sono stati necessari a liberare gli oltre 100 miliardi che il governo ha speso a partire da aprile. Non abbiamo potuto mai dire la nostra su come quei soldi andassero spesi. E buona parte di quelle risorse sono state a nostro avviso dilapidate in cose inutili e in cose che non c'entravano nulla con l'emergenza. Difficile che ci si possa chiedere di continuare a indebitare i nostri figli a scatola chiusa. Noi siamo disponibili a votare eventuali altri scostamenti di bilancio unicamente se ci si dice prima come vengono impiegate quelle risorse, voce per voce, importo per importo, e se ovviamente si rinuncia a fare quello che purtroppo è stato fatto finora, cioè spendere buona parte di quelle risorse per fare bonus, marchette o altre cose che non c'entravano nulla con l'emergenza. Punto secondo, sulla legge di bilancio. Io ho denunciato un paio di giorni fa, e torno a farlo per il vostro tramite, che la legge di bilancio in teoria è stata licenziata dal governo più di 20 giorni fa e non è mai arrivata in Parlamento. Noi non l'abbiamo ancora vista. Voi sapete che la legge di bilancio ha dei tempi necessari e facendo, diciamo, a spanne un rapido calcolo, già oggi, per consentire che la legge di bilancio venga licenziata in tempo, la possibilità di lavorare sugli emendamenti, di portare gli emendamenti in aula, di procedere senza un voto di fiducia, di arrivare eventualmente a una terza lettura, che significa consentire a entrambi i rami del Parlamento di lavorare nel merito, è molto difficile che possa accadere. Quindi ancora prima che la legge di bilancio arrivi in Parlamento, il dibattito è già strozzato. Però io spero di essere smentita, e quindi, poiché voglio ribadire la nostra serietà a confronto, diciamo, degli appelli così, insomma, buoni per i titoli dei giornali, voglio sfidare il governo su alcune proposte molto puntuali che noi avevamo in parte fatto, che abbiamo confrontato con queste categorie produttive. Ci pare, diciamo, che il lavoro che avevamo già fatto prima di questo presidio fosse molto, diciamo, in sintonia con le richieste, con le esigenze dei mondi produttivi, ma sicuramente ci sono delle proposte che abbiamo potuto perfezionare parlando con questi mondi e con queste persone, e quindi io, su, diciamo, delle tante proposte che faccio, ci sono cinque questioni sulle quali mi piacerebbe sapere che cosa pensa la maggioranza nel merito, perché proviamo a parlare di cose concrete invece di parlare di cabine di regia, e vediamo chi vuole, diciamo, ascoltare l'altro e chi no. Punto primo, decreto ristori. Io penso che sia un errore immaginare che il decreto ristori possa riguardare unicamente, diciamo così, i codici Ateco delle realtà chiuse o, diciamo, con chiusure limitate dai DPCM. Perché chi conosce vagamente la realtà del nostro sistema produttivo sa che le aziende, le attività colpite sono molte di più di quelle che risultano all'interno dei DPCM. Per capirci, quando io limito l'attività di un ristorante o chiudo un ristorante, colpisco anche tutto l'indotto, colpisco tutta la filiera. Se non c'è turismo e gli hotel sono chiusi, io colpisco tutto l'indotto e tutta la filiera, colpisco, non lo so, per esempio, le lavanderie industriali, colpisco i fornitori di servizi, colpisco le società di pulizie. Immaginare che noi possiamo risolvere il problema di questi, diciamo, della difficoltà del nostro sistema economico immaginando un contributo, un ristoro unicamente per le attività che sono all'interno dei DPCM, secondo noi è estremamente riduttivo.
Per cui la proposta che Fratelli d'Italia formula e che formulerà chiaramente nel decreto ristori, ma che io racconto a voi, è di allargare i contributi previsti dal decreto ristori a tutte le attività che abbiano avuto una contrazione del fatturato superiore al 33% rispetto all'anno precedente, in alcuni periodi di riferimento. Il governo calcola il mese di aprile, secondo noi il solo mese di aprile lascia fuori una serie di attività stagionali e quindi abbiamo previsto anche altri due trimestri di riferimento. Non quindi il tipo di attività che hai, ma il tipo di perdita che hai avuto. Questo è un modo, secondo noi, giusto di procedere a aiutare la nostra economia ristorando, rimborsando o comunque sostenendo. Si continua ad insistere con la logica del bonus, del contributo una tantum. Noi pensiamo che questa logica sia una logica assolutamente sbagliata. L'unico modo di intervenire seriamente per aiutare oggi le imprese che sono in difficoltà è lavorare sui costi fissi, perché le utenze, gli affitti, i prestiti, le tasse, i debiti non li paghi con il contributo una tantum. E la scelta che è stata fatta per esempio verso alcuni settori, penso proprio al mondo della ristorazione, di prevedere la chiusura a partire dalle ore 18, di fatto costringendo questi imprenditori a rimanere aperti e a mantenere i costi fissi, ma impedendo loro di lavorare quello che serviva per coprire quei costi fissi, è secondo me una scelta che, diciamo, condanna a morte una serie di imprese, perché è impossibile riuscire banalmente. Quindi secondo noi bisogna intervenire sui costi fissi: canone di locazione, mutui, utenze, versamenti contributivi quando sono svincolati dal fatturato. Penso al minimo contributivo IMSS per artigiani e commercianti, che come voi sapete viene, diciamo, pagato indipendentemente dal fatto che si abbia in quell'anno di riferimento un guadagno, un fatturato oppure no, e quindi a nostro avviso in questo momento bisognerebbe intervenire. Poi le imposte, le tasse, penso particolarmente a quelle che riguardano servizi che non vengono fruiti. Beh, è normale che un ristorante che non può tenere i tavoli fuori paghi l'occupazione del suolo pubblico. È normale che attività che stanno chiuse debbano pagare la TARI, cioè il servizio dei rifiuti. Secondo me non è normalissimo, nel senso, a partire da quello, ma in generale interverrei sui costi fissi. Significa anche, e anche questa è una cosa molto puntuale e precisa, garantire la gratuità della cassa integrazione, perché anche il pagamento della cassa integrazione mantiene in capo all'azienda dei costi, come ad esempio l'accantonamento mensile del trattamento di fine rapporto, del TFR, che chiaramente sembrano poca cosa, ma su un tempo di cassa integrazione così lungo diventano un costo molto significativo per le aziende. E poi io penso che non si possa non partire dal tema degli affitti, che oggi è una delle questioni maggiormente sentite, per cui anche qui proposta molto puntuale di Fratelli d'Italia è che il credito d'imposta sugli affitti venga esteso a tutte le attività che hanno avuto una contrazione del fatturato superiore al 33% per ottobre, novembre e dicembre, e che la percentuale di credito d'imposta venga portata dal 60 al 100%. Lo Stato copre gli affitti. Se tu non sei in condizioni di lavorare, lo Stato ti aiuta a combattere il problema di avere degli adempimenti ai quali tu non riesci a fare fronte, che alla fine ti porteranno a chiudere, perché è l'unica possibilità che hai. Combattere le discriminazioni tra lavoratori. Questa emergenza drammaticamente ha allargato ancora di più il solco che in termini di diritti esisteva ed esiste in Italia tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi. Noi da sempre proponiamo un unico sistema di ammortizzazione sociale, un trattamento che sia pari per tutti i lavoratori indipendentemente da quella che è il tipo di lavoro che si ha o la fonte di reddito che si ha, e a maggior ragione crediamo che serva oggi. In questi mesi noi abbiamo avuto
per i lavoratori dipendenti, chiaramente, che hanno potuto accedere a questo strumento, una cassa integrazione che copriva l'80% dello stipendio per i dipendenti, e per gli autonomi abbiamo avuto bonus di 600 euro ad aprile, confermato a maggio, e poi un terzo mese in cui il bonus è stato portato a 1000 euro ma con, diciamo, parametri più stringenti. Significa che nella migliore delle ipotesi un lavoratore autonomo negli ultimi 8 mesi ha avuto 2200 euro. Io credo che questo, noi crediamo che questo sia, diciamo, un sistema che non può funzionare. E quindi un'altra delle proposte che Fratelli d'Italia ha formulato e sulla quale aspetto delle risposte è che anche per i lavoratori autonomi si utilizzi lo stesso strumento di calcolo che si usa per i lavoratori dipendenti. Quindi si prende il reddito lordo dichiarato nell'anno precedente, si divide per 12 mensilità e su quel reddito si calcola l'80%, quindi di quanto si guadagnerebbe, diciamo, al mese, chiaramente con le stesse limitazioni di reddito che sono previste per la cassa integrazione. Tutti i lavoratori sono uguali. Quarto, noi abbiamo condiviso ovviamente il pagamento della cassa integrazione, quindi il sostegno alle imprese per i loro dipendenti, ma abbiamo anche sempre detto che dare come messaggio il fatto che la cassa integrazione è l'unica possibilità che hai quando stai in difficoltà rappresentava comunque una forma di resa, no? Scappa, perché per ora non c'è alternativa. Siccome riteniamo che il grande problema che abbiamo è che molti imprenditori alla fine preferiscano chiudere che rischiare con le attuali condizioni e andare avanti, abbiamo cercato di fare una serie di proposte che potessero spingere a dare il messaggio alle imprese e ai lavoratori autonomi: resisti, fai tutto quello che puoi per resistere e lo Stato sarà al tuo fianco. Quindi, ad esempio, fummo quelli che già nel decreto Cura Italia presentarono la proposta di una sgravio pari all'80% dei contributi per quelle imprese che potevano accedere alla cassa integrazione ma decidevano di non farlo. Cioè, a dire, tu puoi mettere la gente in cassa integrazione, ma se invece non lo fai e garantisci la continuità di impresa, io do a te l'80% di quanto mi costerebbe pagarti la cassa integrazione, perché per me quello è un valore. Poi il governo fece una cosa simile nei decreti successivi, quindi recuperando questo concetto senza mai riconoscere che era una proposta che avevamo formulato, ma io credo che si possa e si debba fare di più, e credo che oggi un altro modo per dire allo Stato resisti, noi ci siamo, sia chiedere allo Stato di acquistare servizi da una serie di settori che sono in crisi per combattere l'emergenza coronavirus. Esempio, semplifico, trasporti. Il governo non ha fatto assolutamente nulla per potenziare i trasporti quando tutti sapevano che i trasporti sarebbero stati il potenziale maggiore cluster nel ritorno della pandemia. Non si è fatto niente, il ministro dei trasporti ci ha detto che non c'era il Covid sui mezzi di trasporto, poi oggi si è arrivati nell'ultimo DPCM, quindi a praticamente novembre, a portare la capienza sui mezzi pubblici al 50%, che però non si fa dalle parti nostre come si farebbe in qualunque nazione normale raddoppiando la capienza dei mezzi pubblici. Si fa dimezzando la presenza di utenti, cioè di passeggeri, perché in Italia si lavora così. Davvero non c'erano alternative? Davvero, muovendosi per tempo, e forse siamo ancora in tempo, il governo non poteva coinvolgere il privato? I pullman privati in ginocchio, i tassisti in ginocchio. Ci sono nazioni nel mondo dove ci sono i taxi collettivi, che sono l'equivalente di un sistema di trasporto pubblico, hanno
diciamo, fermate preordinate e si muovono come si muoverebbe un sistema di trasporto pubblico. MCC in ginocchio, stesso schema, davvero non si poteva fare. Di fatto risolvendo insieme due problemi, potenziare il mezzo pubblico e aiutare categorie che stavano in ginocchio. E faccio un altro esempio, un'altra proposta che abbiamo formulato, gli hotel. Noi abbiamo gli alberghi, ciao, Italia, turismo, 13% del PIL, una delle proposte storiche di questi mesi di Fratelli d'Italia è l'attivazione dello stato d'emergenza per il turismo, abbiamo fatto anche la settimana scorsa una manifestazione, turismo come se non esistesse per il ministro Franceschini, bonus turismo totalmente fallito come avevamo previsto, ma ad esempio utilizzare gli hotel per consentire a coloro che magari appunto hanno un problema all'interno della famiglia dovuto a una ipotesi di contagio di allontanarsi periodicamente dalla loro famiglia e ancora di più, atteso che continuo a sostenere, e non solo io, che c'è un problema legato soprattutto agli anziani e alle categorie fragili, perché il virus corre molto velocemente, ma rimane che secondo l'Istituto Superiore di Sanità l'età media di chi muore è 80 anni con più di 3 patologie pregresse. Quindi la priorità dovrebbe o non dovrebbe essere mettere in sicurezza queste categorie fragili? Assistenza domiciliare a tappeto, ma consentire anche qui, ad esempio, a anziani che vivono all'interno di un nucleo familiare con molte persone di poter magari per un periodo scegliere di andare in albergo e stare al sicuro, grazie a un'organizzazione seria dello Stato che consentirebbe anche qui agli albergatori di lavorare e contestualmente di fare qualcosa di utile per fermare il galoppare dell'emergenza. Io penso, potrei fare molti altri di questi esempi, non li faccio per ragioni di tempo, ma insomma credo che anche qui, atteso che quello che noi abbiamo riscontrato in questi giorni di confronto con queste categorie è che chi ha sempre lavorato e guadagnato con il suo lavoro e con il suo sudore non vuole elemosina, vuole lavorare, io penso che ci sarebbe grande entusiasmo di fronte a questo coinvolgimento anche dei privati nel tentativo di combattere un mostro e un nemico comune di questa nazione. Quinto, che diciamo più o meno ho già trattato per altri versi, il tema della continuità delle imprese. Dicevo prima che il rischio che noi corriamo è che molti imprenditori, diciamo, siamo così in difficoltà da preferire l'ipotesi di chiudere l'azienda. Poi domani si vedrà, domani magari ne apro un'altra, insomma intanto oggi chiudo. Il dato che io trovo più spaventoso tra quelli che girano non è il dato relativo alla contrazione del PIL prevista tra l'11 e il 12%, il dato che io considero più spaventoso è quello che dice che il 38,9% delle imprese italiane rischia di non sopravvivere. Perché vedete, la ricchezza non la crea lo Stato. Lo Stato può redistribuire quella parte di ricchezza che gli compete, ma la ricchezza la creano le aziende. Se quelle aziende chiudono, quel dato di contrazione del PIL noi ce lo porteremo dietro per diversi anni. Quindi per noi garantire la continuità delle aziende è fondamentale, che questo è un altro segnale, resisti, ci siamo. Allora noi abbiamo elaborato un pacchetto molto articolato di provvedimenti per quelle aziende che hanno anche esse una, diciamo, significativa contrazione del fatturato sempre sopra il 33%, ma che non chiudono, e abbiamo previsto per queste aziende un'IVA ridotta del 50%, taglio del 50% dei contributi a carico dell'impresa per i dipendenti e dei contributi previdenziali personali dell'imprenditore barra lavoratore autonomo, l'eliminazione, come dicevo prima, del minimo contributivo IMSS per artigiani e commercianti e dove è previsto, e taglio dell'IRA. Sono alcune cose molto concrete che si possono fare per dire a questi imprenditori: non chiudete, lo Stato c'è. A questo aggiungo, e chiudo davvero, altre piccole proposte, altre proposte che secondo noi sono assolutamente qualificanti, che Fratelli d'Italia ha già formalizzato in diversi provvedimenti presentati dall'attuale governo, che sono state puntualmente bocciate, intanto per ricordare che abbiamo fatto delle proposte serie che sono state bocciate e poi per dire che le ripresenteremo, si sa mai che il governo dovesse ricredersi. Tra queste, l'unificazione degli anni fiscali 2019-2020, cioè io credo che fosse giusto immaginare
che questo anno fiscale fosse considerato come un unico insieme al precedente, il che comporterebbe pagare le tasse a giugno 2021, calcolando insieme gli utili del 2019 e le perdite del 2020. Significa pagare tasse giuste in un tempo congruo, depositata varie volte, finora respinta. Secondo tema, il blocco dei licenziamenti deve sovrapporsi perfettamente alla cassa integrazione. Non si può dire a un'impresa non puoi licenziare se non c'è la copertura della cassa integrazione, perché significa scaricare su altri le proprie responsabilità. Attualmente purtroppo non è così, nel senso che con il decreto ristori la cassa integrazione termina il 26 dicembre, mentre il blocco dei licenziamenti finisce un mese dopo. Noi crediamo che questa cosa non si possa fare. Blocco dei licenziamenti e cassa integrazione devono camminare insieme in un sistema giusto, altrimenti è un altro modo per fare lo scaricabarile. Stato di crisi del settore del turismo, già ve l'ho detto, IVA al 4% per tutto il settore Horeca, quindi alberghi, ristoranti, bar, tutti i settori diciamo inseriti all'interno dei DPCM particolarmente colpiti, libertà di assumere, sospensione totale per tutto il 2021 del decreto di dignità e reintroduzione dei voucher in tutti i settori, e poi eliminazione di tutti i vincoli secondo noi superflui per, sempre per il 2020, 2021, 2022, e cioè tetto al contante, ISA e leggi speciali in ambito tributario. Queste sono le misure principali che noi porteremo in Parlamento, nella sede nella quale i partiti politici si confrontano, si decide e ciascuno mette la faccia sulle proprie scelte. E su queste materie noi siamo disponibili a confrontarci con chiunque, diciamo pubblicamente, perché una volta tanto vorremmo anche, visto che si dice che siamo noi indisponibili alla collaborazione, che qualcuno rispondesse al cospetto degli italiani sulle ragioni per le quali ha bocciato proposte di questo tipo, sulle quali noi con serietà e con dedizione avevamo lavorato e abbiamo lavorato in tutti questi mesi, con la stessa responsabilità che avremmo avuto se ci fossimo trovati al governo. Perché quando l'Italia chiama noi ci siamo, però non accettiamo che dopo che si è bocciato tutto quello che si poteva bocciare poi si dica anche che c'è una disponibilità al dialogo, se quella disponibilità non viene dimostrata nelle sedi nelle quali si può dimostrare. I provvedimenti arriveranno in Parlamento, le nostre proposte ci saranno, e se la maggioranza ancora una volta le boccerà, credo che dovrà spiegare agli italiani perché. Grazie, la parola a Augusta Montaroli. Ah no, a Francesco Lollobrigida. Io davvero telegrafico, perché lascerò poi la parola a Augusta Montaroli, che ringrazio per la capacità organizzativa anche questa volta dimostrata, oltre a quella politica che dimostra ogni volta nella sua attività consueta, e poi ovviamente al collega Cigani con il quale abbiamo voluto organizzare insieme ai gruppi un'attività propria dei gruppi parlamentari, è quella di ascoltare le persone, di ascoltare le categorie, di ascoltare le rappresentanze. Lo dico perché abbiamo supplito, come ricordava il Presidente Meloni puntualmente, a quella che è una carenza che il Governo ha dimostrato in questi mesi, restando incapace di ascoltare banalmente quelli che erano i consigli che venivano da chi vive la crisi economica, vive anche la crisi sanitaria, sulla quale potremmo dire ancora molto, ma nella giornata di oggi stiamo facendo proposte concrete che dovranno vederci confrontare con la maggioranza. Dico questo perché in questi giorni, io ero in vacanza Covid, che è quella indotta dalla positività, nei giorni in cui si è svolta questa iniziativa, l'ho seguita, ma i numeri li racconterà Augusta. Però c'è una questione che dico in proiezione, io abbiamo fatto la riunione dei capigruppo alla Camera e abbiamo posto una questione importante. Il Presidente della Repubblica chiama il Presidente di Camera e Senato, gli dice organizzatevi, trovate il modo di dialogare. Secondo me non passa più dal governo, perché del governo forse si fida meno e quindi ha verificato che Conte non è capace di trovare un dialogo con l'opposizione, quindi lo chiede alle istituzioni. Ebbene, la maggioranza si è dimostrata incapace di aprire un dialogo reale con noi, perché il Presidente Meloni ha dimostrato quante proposte facciamo e quante ne siano state fatte in passato,
E invece che cosa fa? Ripropone un calendario d'aula che mette un punto, che è il punto che divaricherà il rapporto tra maggioranza e opposizione, che è il decreto sicurezza, che evidentemente prima della legge di bilancio e prima dello scostamento di fatto incendierà l'aula, creando le condizioni per rendere impossibile qualsiasi velleitarismo che loro chiamano cabine di regia e tavoli parlamentari. Quindi è ammirevole che Fratelli d'Italia, attraverso il suo presidente, confermi la disponibilità al dialogo. Io mi permetto ancora una volta di fare una richiesta pubblica alle forze di maggioranza di rendersi conto che se si vuole dialogare si devono trovare le ragioni per stare insieme e metterle anche nell'ordine giusto per evitare che le ragioni della divisione oggettiva impediscano un dialogo nell'interesse di questa nazione. Lascio il posto alla collega Augusta Montaruli perché possa continuare e puntualizzare e raccontare questa splendida esperienza di dialogo che dimostra ancora una volta quanto Fratelli d'Italia sappia essere punto di riferimento per le forze sane di questa nazione. Grazie Lollo, grazie Giorgio e grazie a Luca Ceriani. Il gruppo parlamentare in Camera e Senato e il Dipartimento Organizzazione del Partito sono stati impegnati, come è stato già detto, nell'organizzazione e nello svolgimento del presidio di Piazza Capranica. Vi do soltanto alcuni numeri. Il presidio si è tenuto da martedì 27 ottobre a venerdì 6 novembre, dalle ore 9 alle ore 19, e sono state svolte oltre 100 ore di ascolto. In queste 100 ore di ascolto noi abbiamo parlato, ci siamo confrontati, abbiamo ascoltato rappresentanti, oltre 500 rappresentanti di associazioni e di categorie, andando molto nel dettaglio di quelle che erano le loro problematicità. Le abbiamo ascoltati e siamo arrivati ad un punto di approfondimento quasi maniacale, perché al di là di accogliere per esempio chi veniva a dirci che mancava il loro codice ateco, abbiamo in realtà sviscerato tutte le problematicità che hanno subito in questi mesi a causa delle restrizioni del governo Conte. Tutte le categorie che abbiamo ascoltato hanno sollevato quelle problematicità e hanno suggerito le proposte che poi la nostra Giorgia Meloni ha prima evidenziato. In questo lavoro abbiamo toccato con mano quindi diverse figure che si sono volute confrontare con noi, andando da Alessandro Circello, tanto per citarne uno, della Federazione Italiana Pochi per la Regione Lazio, fino a Rita Basso della ADI Famiglie Italiane, quindi una rappresentante anche del mondo dei disabili, delle associazioni che si occupano di disabili. Questo a portare ad esempio di come si è spaziato nei vari problemi che non solo nel mondo del lavoro ma nelle famiglie si è avvertito e si sta continuando ad avvertire. Vado oltre, ci sono stati anche, questo presidio è stato comunicato, è stato messo in diretta nei vari canali social, da YouTube alle pagine Facebook e Instagram. Abbiamo toccato tramite i social oltre un milione di persone, sono quelle raggiunte, con dei picchi di 500.000 visualizzazioni. Questo dà la dimensione del lavoro svolto, non solo dal punto di vista di approfondimento, ma anche della volontà di tutti i nostri rappresentanti che sono intervenuti nel presidio di voler realmente raccogliere quelle che sono le istanze di tutti gli italiani colpiti dai DPCM. Io passerei allora la parola a Luca Ceriani per le ulteriori osservazioni. Funziona. So se funziona. Grazie. Sono molto breve, ringrazio Augusta per il lavoro che ha fatto. Vediamo se riusciamo a sentirci, grazie. Molto brevemente ringrazio Augusta per il lavoro che ha fatto in Piazza Capranica. Intervengo molto rapidamente perché sarà in Senato che si giocherà la partita del decreto ristori. Io già insieme al gruppo di Fratelli d'Italia la settimana scorsa avevo accusato il governo di una gravissima sottovalutazione anche in termini semplicemente finanziari della questione
ristori, e infatti anche in questo caso si procede con ben 2, forse 3 decreti uno dietro l'altro. Questo a dimostrazione del fatto che il governo non sa prevedere gli effetti ma li insegue cercando di metterci sempre una toppa. Diventa anche difficile dal punto di vista tecnico seguire in commissione i lavori di un decreto che continua a cambiare secondo gli annunci che prima arrivano sui giornali e poi in aula. Oggi noi dovremmo avere in Senato il testo del decreto bis che diventerà un emendamento al decreto 1. Voi vi rendete conto come è difficile lavorare su decreti che diventano, che si ampliano, che si complicano con sovrapposizioni continue. Di questo ci siamo lamentati con il governo anche ieri, con la Presidente del Senato, secondo noi non è possibile che i decreti continuino ad essere dei minestroni in cui entra tutto il contrario di tutto. Ieri, per esempio, sul decreto Covid si è aggiunto la proroga, da noi peraltro richiesta a gran voce, dell'invio delle cartelle esattoriali. E noi i nostri emendamenti li depositiamo in questi giorni, come abbiamo sempre fatto, o dimostrato fisicamente in aula la settimana scorsa l'amore di emendamenti, di risoluzioni, di proposte, di ordine del giorno che non abbiamo fatto in questi mesi, sempre totalmente inascoltati. Vediamo cosa succederà questa volta. C'è un problema anche di copertura, perché l'ufficio parlamentare di bilancio ha detto che le coperture sono molto dubbie ed è chiaro che i 5 miliardi allocati arrivano forse a garantire una copertura, per quanto incerta, per i prossimi 2 mesi. Quindi ci attendiamo risorse certe e risorse, come dire, proporzionali alla gravità del momento, che probabilmente il governo non riesce ancora a comprendere. Concludo dicendo che noi ci siamo, ascolteremo il governo, faremo le nostre proposte. Mi pare di capire che ancora una volta però non c'è la percezione della sofferenza sociale e economica che attraversa il paese. Allora, grazie Luca. Se avete domande, siamo qui. Posso? Sì, un attimo, vediamo un po'. Il microfono serve l'altro, però non funzionava. Ma la voce è forte. Abbiamo io che Salve, sono Claudio Fusani per Fiscali. Volevo capire se questo gruppo di norme che voi avete elencato stamani, se avete fatto un conto del costo, cioè quanto costa, e quindi questo debito, se ha eventuali coperture, perché immagino che avrete fatto un conto di quello che costa tutti questi. Don Battista, raccontato. Tu hai il complessivo? Allora. Sì, certo. Giovan Battista Fazzolari, il nostro responsabile del programma, è la persona, diciamo. Vabbè, no. Che la... No, ma di, se puoi fare un'altra. Una domanda semplicissima. Sì. Se l'ipotesi di fare una legge di bilancio con 2 relatori, uno di maggioranza e uno di opposizione, vi starebbe bene. Grazie. Su questo rispondo subito io. Per carità, se ci sono 2 relatori è sicuramente interessante, ma diciamo, io sono una persona che si fa convincere dalla sostanza più che dalla forma. Provo a spiegarmi su questo tema del dialogo. Non siamo noi che possiamo decidere sulla collaborazione. Sulla collaborazione decide la maggioranza, perché sono loro che hanno il coltello dalla parte del manico. Sono loro che scrivono i provvedimenti, sono loro che decidono se mettere il voto di fiducia, sono loro che decidono, avendo i numeri in Parlamento, che cosa passa e che cosa no, che cosa viene approvato e che cosa no. Il fatto che fino ad oggi noi siamo stati esclusi da qualsiasi scelta e si dica che la responsabilità è nostra è surreale per il metodo della nostra democrazia. Quindi il tema non è il relatore, che per carità, se c'è un relatore, sono contenta se c'è un relatore di minoranza, ma si chiama relatore di minoranza per una ragione. Si chiama relatore di minoranza perché è quello che di fatto unifica la posizione della minoranza. Ma se c'è una minoranza vuol dire che ragionevolmente quelle proposte verranno ugualmente bocciate, ok? Quindi la forma bella, le cabine, le stati generali, i confronti, l'invito a Palazzo Chigi. Nel merito, l'unico modo per dire c'è una disponibilità è approvare le proposte che vengono formalizzate. E questo finora non è accaduto mai. Finora sulla carta c'è un'opposizione che ha votato gli scostamenti di bilancio a scatola chiusa per 80 miliardi di euro e una maggioranza che ha deciso tutto quello che doveva fare autonomamente, salvo poi venire e dire
Volete 5 milioni da spendere come volete voi? Perché questo ci è stato detto. Volete 5 milioni anche voi, li spendete come credete? Che a casa mia si chiama spartire. Quando e da qui? In almeno due provvedimenti diversi dalle interlocuzioni che arrivano in commissione bilancio. E ci siamo rifiutati, come abbiamo detto quando è accaduto, perché non abbiamo niente, diciamo, per carità, saranno anche metodi che altri hanno utilizzato, ma non mi pare proprio il modo e il tempo. Io non devo decidere come spendere alcuni soldi, è un problema di visione, di politica economica, quali sono le priorità, non ho niente su cui mettere, diciamo sì. Poi per carità, quando ce lo chiesero la prima volta, chiedemmo di istituire il fondo per il raddoppio delle pensioni di invalidità, con risorse che non erano sufficienti, ma intanto c'era una posta, poi i soldi sono stati in parte messi dopo, quindi demmo una risposta politica, tentammo di dare una risposta politica, ma vi chiedo se sia l'approccio giusto, perché a me non pare, diciamo, l'approccio giusto alla collaborazione. Giovan Battista Fazzola. Noi ovviamente non abbiamo costituito un governo ombra e fatto una finanziaria, una legge di bilancio alternativa a quella della quale si dovrebbe parlare, o un decreto alternativo a questo. Noi abbiamo presentato singoli emendamenti, ognuno per i quali, così come previsto, sarà indicata la copertura. Quindi per ognuna di queste voci la copertura la conosciamo, e le risorse, così come abbiamo fatto negli scorsi provvedimenti, le abbiamo indicate. Qualora noi dovessimo scrivere noi il decreto, saremmo in grado di scriverlo in modo del tutto diverso. Solamente per fare degli esempi molto puntuali, il bonus turismo ha stanziato 2,4 miliardi. 2,4 miliardi sono una cifra molto importante. Il reddito di cittadinanza quest'anno è stimato in circa 10 miliardi, più tutta una serie di questioni di importo minore, ma di impatto, mettiamola così, mediatico rilevante, le abbiamo più volte indicati, uno per tutti, i 140 milioni di bonus monopattino. Le risorse su più di 100 miliardi già spesi nei decreti attuali, più i 5 di cui si parla adesso, più i 40 di cui si parla grosso modo nella legge di bilancio, fanno un pacchetto nel quale oggettivamente si possono allocare in modo diverso e a nostro giudizio migliore le risorse che ci sono. Per una volta, diciamo, il problema non è tanto della disponibilità di risorse, ma è quasi interamente di scelta di come spendere quelle risorse. Il tema dello scostamento di bilancio è questo tema, no? Perché lo scostamento di bilancio sono potenzialmente risorse indefinite. Quindi io sono in grado di dire quanto scostamento di bilancio sono disponibile a votare sulla base di quanto ritengo che quelle misure saranno impattanti sull'economia. Mentre il lavoro di dire intanto dammi i soldi, poi vediamo che ci faccio, è un lavoro rispetto al quale per noi è più difficile oggi dire sì, perché in molti casi secondo noi quelle risorse sono state utilizzate in modo pessimo, ok? Quindi in un quadro di visione economica per cui si stabiliscono quali sono le misure più significative e migliori per affrontare questa fase economica, allora poi si è anche in grado di stabilire quale sia la copertura necessaria in termini di scostamento di bilancio, perché tanto le risorse oggi lì vanno prese, atteso che molte altre, diciamo, forme di finanziamento non ne abbiamo, e allora siamo in grado di rispondere poi sulla cifra che serve. Invece qui si fa solitamente il lavoro inverso: prendo i soldi e poi vediamo, ok? Grazie. Altri? La risalta. Sondaggio stamane di Agorà, per la prima volta nel sondaggio dei leader che scavalca il premier Conte. Ora, ti farà sicuramente piacere, però al di là di questo, in piena crisi pandemica e seconda ondata, come lo interpreta questo segnale? Ma guardi, io penso che noi siamo in una fase politica nella quale legittimamente l'umore della gente cambia molto velocemente. C'è paura, c'è rabbia, c'è esasperazione, c'è speranza, e quindi guardo francamente i sondaggi sempre un po' con la coda dell'occhio.
Diciamo che sono molto contenta che pure in una posizione non facile, pure non cedendo mai magari alla propaganda, perché come dimostriamo oggi, anche rispetto a spinte che sono arrivate, no, da molti italiani che sono molto arrabbiati e ci dicono bisogna, no, dovete guidare la rivolta. Ecco, noi abbiamo fatto tante critiche quando non condividevamo, perché non abbiamo condiviso buona parte di quello che è stato fatto, ma abbiamo anche accompagnato quelle critiche a delle proposte, perché alla fine la responsabilità, diciamo, anzi, uno dei tratti secondo me più significativi e importanti nei partiti politici è la serietà, la responsabilità di guidare una nazione, soprattutto quando è in tempesta, e noi questo abbiamo fatto. Credo che la crescita stimata da tutti i sondaggi di Fratelli d'Italia dimostri che il racconto che fa la sinistra del nostro lavoro sia distante anni luce da quello che pensa la gente. Ho ascoltato questa surreale dichiarazione di Roberto Saviano che dice che quello che sta accadendo oggi in Italia è colpa mia, e quindi insomma mi pare che ci sia un racconto che viene fatto nei salotti e una realtà che la gente vede. Però ripeto, lo guardo con la coda dell'occhio, perché diciamo così, mi pare che ci sia già abbastanza il governo a valutare le sue scelte sulla base della curva dei sondaggi piuttosto che su quella dei contagi. Non voglio fare la stessa cosa e non farò la stessa cosa. Terroni TG2. Il governo finora ha utilizzato come parametro il calo di fatturato per erogare fondi alle aziende, e anche voi avete detto che questo può essere un mezzo per capire quanto hanno perso. In realtà in questo modo il governo ha condannato alla chiusura quasi certa le aziende, le attività che sono state aperte nell'ultimo anno, negli ultimi due anni, perché avendo un dato puntuale, una misura puntuale, a volte non sono state in grado di dimostrare un calo di fatturato. Secondo voi il fatto di scegliere altri trimestri basta a garantire di salvare queste aziende, o ci potrebbe essere anche un'altra? Allora, la ringrazio per la domanda, perché intanto purtroppo diciamo, il governo in molti casi non ha considerato il calo di fatturato, ma ha considerato il codice Ateco, che è molto peggio, cioè vuol dire non tenere proprio in considerazione tutti quelli che non sono inseriti nei DPCM. Noi introduciamo per tutti il tema del calo del fatturato, ma la ringrazio per la domanda perché è molto pertinente. Io lo avevo saltato per un fatto di tempi, perché faccio sempre queste conferenze stampa tipo Teleton, quando parlavo del pacchetto per favorire la continuità delle imprese, quindi del tema esenzione IRAP, IVA ridotta al 50%, contributi ridotti al 50%, eliminazione del minimo contributivo, che sono misure, anche questo non l'ho detto, che per noi dovrebbero essere valide per tutto il biennio 2021-2022, noi abbiamo introdotto sia il parametro del calo del fatturato, della contrazione del calo del fatturato di almeno il 33% rispetto all'anno precedente, ma lo abbiamo previsto anche per tutte le imprese costituite successivamente al 1 gennaio 2019 con fatturato non superiore a 500.000 euro nel 2020. Quindi anche per andare a copertura, perché questo è proprio uno dei temi che ci sono stati posti più spesso nel nostro confronto con le categorie in Piazza Capranica, ed era una materia effettivamente noi in prima battuta non avevamo adeguatamente considerato. L'abbiamo inserito proprio sulla base delle richieste che ci arrivavano. Con fatturato non superiore? 500.000 euro nel 2020. Però aziende nate nel 2019? Sì, dopo il 2019, da gennaio 2019. Altri? Allora abbiamo delle domande dai colleghi che ci seguono da remoto. Allora, Nadia Pietrafitta di La Preste chiede: Fratelli d'Italia è favorevole all'ipotesi di una super capigruppo Camera Senato per intraprendere un percorso di collaborazione come auspicato anche dal Presidente Mattarella? Insisto, la capigruppo c'è. Tutte le volte che si vuole convocare la capigruppo, si convoca la capigruppo. Voglio dire, siamo stati noi a chiedere la convocazione della capigruppo quando si è deciso che Conte dovesse venire dopo che erano già stati presentati i DPCM, piuttosto che venire prima, come ci dicevano che avrebbe garantito il famoso emendamento Ceccanti.
e la capigruppo non si è tenuta. Per cui, voglio dire, noi siamo disponibili a, se ci dicono dove dobbiamo portare queste proposte, noi le portiamo. Ovunque ci dicano che le dobbiamo portare. Però, siccome ci siamo già passati con la cabina di regia, proposta da me, nel mese di aprile, io proposi una cabina di regia permanente in Parlamento, sapete quante volte si è riunita? Due. Sapete quante delle proposte che abbiamo portato in quella cabina di regia sono diventate provvedimenti per gli italiani? Zero. Quindi il problema non è la forma, il problema è la sostanza. La conferenza dei capigruppo già esiste, per me se si vuole convocare tutti i giorni si convoca tutti i giorni, perché la convocazione a capigruppo compete i presidenti di Camera e Senato. Quindi non sono io che la posso convocare. Se Fico la vuole convocare tutti i giorni, i nostri rappresentanti ci saranno, ma ripeto, non risolve il problema. Il problema lo risolve la volontà della maggioranza di dimostrare che invece di stare lì a lanciarci strali dalla mattina alla sera, ritiene credibili, presentabili o almeno approfondibili le nostre proposte. Cosa che fino ad ora non è accaduta perché la maggioranza era troppo presa a definirci irresponsabili, impresentabili e chi più ne ha più ne metta. Mentre noi continuavamo a fare critiche nel merito dei provvedimenti che arrivavano e ad accompagnare quelle critiche con delle proposte. Abbiamo parlato dei problemi degli italiani in tutti questi mesi, anche quando non lo faceva la maggioranza e non lo faceva il governo, perché era in altre faccende affaccendato, come accaduto in tutto il periodo estivo, dove noi continuavamo a parlare di alcune cose che andavano fatte per prepararsi alla seconda ondata e loro stavano lì a parlare di legge elettorale. Questi sono fatti riscontrabili anche grazie al vostro lavoro portato in aula qualche settimana fa e che rimangono agli atti di questa nazione. Quindi mi si dica dove porto le proposte, ma sia chiaro che poi sarà, diciamo, quanta parte di questo lavoro viene presa in considerazione a stabilire chi è responsabile e chi no. Poi abbiamo Giacomo Salvini del Fatto Quotidiano. Perché non riconoscete la vittoria di Joe Biden alle elezioni americane e alcuni di voi, come Giovan Battista Pazzolari e altri, continuano a rilanciare complotti o tesi liberali nel voto postale? All'estero ci sono politici che si dimettono per aver sostenuto queste tesi, come il ministro dell'interno Estone. Ah, intanto noi non siamo il ministro dell'interno e immagino che il collega del Fatto Quotidiano conosca la differenza tra un partito politico e ministro di un governo, di uno Stato sovrano, dopodiché noi non dobbiamo riconoscere niente, noi abbiamo rispetto per la democrazia americana, che è ovviamente una democrazia che ha meccanismi dal mio punto di vista anche abbastanza complessi da capire, penso che insomma non tutti noi abbiamo capito esattamente diciamo il meccanismo elettorale, è un po' difficile anche districarsi. Ma proprio per quel rispetto che dobbiamo, la cosa più normale che possiamo fare, anche per il clima che ha accompagnato la campagna elettorale americana e che rischia di accompagnare anche queste giornate, perché immagino che tutti voi state seguendo, ieri hanno annunciato che verranno riconteggiate tutte le schede elettorali, particolarmente quelle, da quello che ho capito, votate per posta, quindi ballots della Georgia, quindi c'è sicuramente una situazione particolare rispetto alla quale io penso che bisogna avere rispetto. Ci sarà alla fine una proclamazione e, per carità, noi saremo assolutamente contenti di continuare a lavorare perché l'Italia mantenga i suoi forti rapporti con gli Stati Uniti, così come abbiamo dimostrato anche durante la campagna elettorale, perché rispetto a quello che io ho visto accadere, diciamo, anche da parte, buona parte della sinistra, questo tifo un po' sguaiato, questo modo di dipingere l'avversario come una specie di mostro impresentabile, insomma, non capendo che questo rischia anche, no, bene o male, di compromettere i rapporti tra nazioni che hanno invece storicamente relazioni molto forti. Io penso che ci si debba muovere con un po' più di delicatezza in questo ambito. Quindi non abbiamo niente da rilanciare, ci sono temi che, su cui la democrazia americana sta discutendo, beato chi ha certezze, io non ne ho, attendo di averne. E mi pare molto più serio lavorare così. E poi Fazzolari per Fatto Personale, come si direbbe in aula. Io, come ovviamente tutta Fratelli d'Italia, seguiamo sempre con grande
rispetto alle indicazioni che arrivano dal Presidente del Partito, nessuno di Fratelli d'Italia si è messo a prendere posizione sulla proclamazione degli Stati Uniti. La linea è banalmente quella che finora non c'è qualcuno che non riconosce la vittoria di Biden. In realtà c'è l'attuale Presidente degli Stati Uniti che solleva dubbi sulla faccenda che Biden abbia vinto le elezioni, quindi diciamo non è una questione che riguarda aspetti secondari. La legge americana e la Costituzione americana prevedono dei passaggi molto chiari: prima c'è la proclamazione da parte dei singoli stati federati dei grandi elettori, successivamente i grandi elettori votano e proclamano il Presidente della Repubblica. Credo che sarebbe questione di buon senso per chiunque rispettare quella che è la Costituzione americana e non prendere per buono quella che è l'indicazione che arriva dai grandi media, perché oggi sentiamo che qualcuno si permette di non dare per buono quanto stabilito da dei grandi media, un pochettino bizzarro. Per quanto riguarda la mia questione specifica, come dicevo, le indicazioni del Presidente del Partito sono chiare e io, come tutti gli altri, le rispettiamo. Ho fatto semplicemente un tweet nel quale ironizzavo sulla faccenda di alcuni defunti che hanno votato per Biden, come il giornalista del Fatto Quotidiano sa certamente. Negli Stati Uniti ci si iscrive alle liste elettorali. Quando ci si iscrive alle liste elettorali si indica il partito di appartenenza e quindi è questione non di opinione, ma questione facilmente verificabile da chiunque, compresi i giornalisti del Fatto Quotidiano, che una serie di persone iscritte nelle liste dei democratici risultano defunte. Quindi, mettiamo così, che ci sia quantomeno da farci un po' di ironia, mi sembra la cosa più banale, non mi sembra che ironizzare sulla faccenda che dei morti abbiano votato per Biden sia sostenere delle tesi complottiste. Altri? Allora si fa un'integrazione, se queste proposte le avete condivise con Forza Italia e con Lega? Alcune sì, perché sono già oggetto di un lavoro che abbiamo fatto insieme anche nei provvedimenti precedenti, come vi dicevo, c'è qualcosa di nuovo che arriva ovviamente da questo lavoro, quindi noi prima l'abbiamo presentato, lo condivideremo anche ovviamente con la coalizione, ma alcune di queste proposte già erano state, diciamo, oggetto di un lavoro comune che avevamo fatto sugli altri provvedimenti. E anche in questo caso penso che, come abbiamo fatto nelle altre occasioni, ci vedremo e a un certo punto decideremo quali sono. Esatto, Matteo Salvini ha presentato un paio di giorni fa alcune proposte, Forza Italia sta facendo lo stesso, di solito chiaramente mettiamo nero su bianco tutte le nostre proposte più qualificate e poi cerchiamo una sintesi su quelle che sono condivise da tutti e su quelle facciamo una battaglia proprio anche come coalizione, esattamente. Grazie a tutti, buon lavoro. Grazie.